Buonasera, buonasera, bentrovati. Questa è la 20ª puntata stagionale di Fuori Campo, stagione calcistica 2009-2010. Questa sera siamo in diretta radiofonica dal Bargiolla, zona San Cristoforo, qua in una Fano letteralmente gelata in questo primo febbraio, quasi senza precedenti. Tutti sapete che questo programma ha una tripla produzione, naturalmente Radio Smeralda sull'89.2 delle nostre frequenze, in streaming sul sito radiosmeralda.it, tra l'altro sito nuovo di Zecca che vi invitiamo a visitare, Tele 2000 domani sera, quindi martedì 2 febbraio dalle ore 19.30, e dalla giornata di mercoledì saremo anche su mediavisionmarche.net, la nostra web tv. Questa sera una puntata dedicata a due delle formazioni che stanno dando sicuramente a livello provinciale maggiori soddisfazioni ai tifosi, ai bacini d'utenza comunque che seguono appunto queste formazioni in due categorie prestigiose. Parleremo di Alma Juventus Fano e parleremo di Real Metauro con ospiti importanti. Alla mia destra ho Enrico Bartolini, attaccante dell'Alma Juventus Fano. Ciao Enrico, grazie mille di essere qua. Buonasera, grazie a te per avermi invitato. E alla mia sinistra invece ho Luca Gerbino, portiere della Real Metauro, che è tornato a trovarci. Ciao Luca, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Due squadre che vengono da un grande momento di forma, sono 15 i risultati utili della Real Metauro consecutivi, sono 10 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 14 partite per il Fano, quindi capirete che parleremo e ampiamente di due squadre che dunque ci stanno dando grandi soddisfazioni. Cominciamo da delle considerazioni veloci per quelli che sono stati gli impegni dei nostri ospiti qua presenti questa sera. L'Alma Juventus Fano, ormai tutti lo sapete, ha pareggiato 1-1 al Mancini contro il Celano in una partita, Enrico, decisamente surreale, cominciata con il sole e finita con la tempesta. Un pareggio che però tutto sommato, finché si è potuto giocare, può essere anche considerato giusto. Sì, sì, è un pareggio giusto, siamo partiti, era una splendida giornata di sole, stava benissimo, il Celano un'ottima squadra, si è confermata con soprattutto i tre attaccanti validissimi. Poi diciamo che l'inizio del secondo tempo si è capovolta la situazione, giornata micidiale, freddissima, e a quel punto il campo era veramente pesante, difficile, non si poteva più giocare a pallone. L'arbitro, credo a 10 minuti dalla fine, ha deciso di interrompere il gioco e di farci ripartire dopo altri 15 minuti, quando il campo era veramente impraticabile. Scelta quantomeno discutibile questa, possiamo dire. Sì, discutibile, perché forse se si fosse rimasto in campo senza andare dentro gli spogliatoi, qualcosina di più avremmo potuto sicuramente fare. Comunque alla fine il pareggio credo sia il risultato più giusto. Risultato giusto, Fano che è passato in vantaggio con Pazzi, poi nell'ultimo minuto del primo tempo è arrivato questo calcio di rigore, tra l'altro molto contestato, dopo parleremo meglio anche dell'arbitraggio, non soltanto per quel che riguarda la gestione di questa situazione atmosferica particolare, ma anche per quella che è stata la gestione di alcuni fuorigioco fischiati e dubbi, dopo ne parleremo meglio. Vince invece 2-0 in trasferta la Real Metauro contro la Castelfrettese, una squadra che, pensate, dei 26 punti che ha in classifica, ben 25 ne aveva conquistati in casa. Avete spugnato il campo della Castelfrettese, 2-0, 15° risultato utile consecutivo, 2 punti dai playoff, vi guardate ancora indietro? Ma penso di sì, fino a 43-44 punti pensiamo di guardarci indietro, poi arrivati a quel traguardo pensiamo più in grande, però adesso piedi per terra e pensiamo a lavorare. Che partita è stata ieri, questo 2-0, è vero che bisogna dirlo, grandi meriti alla Real Metauro, perché ancora una volta ha interpretato al meglio la partita. È chiaro che quando si gioca Castelferretti contro la Castelfrettese, priva di Principi soprattutto e di Cruz Pereira, tutto si agevola. Sì, guarda, sicuramente abbiamo fatto una grandissima partita, interpretata bene. Abbiamo giocato come sappiamo fare, abbiamo imposto il nostro ritmo, abbiamo preso subito il campo, siamo andati in vantaggio su un calcio di punizione respinto dal proprio portiere, poi al 90esimo abbiamo fatto il 2-0. Tutto sommato, dai, meritavamo sicuramente l'intera posta. Successo sicuramente meritato e sicuramente importante, perché comunque sia, visti quelli che sono tuttora gli obiettivi della Real Metauro, era anche questo uno scontro diretto, l'abbiamo già detto, in un campo ostico. Cominciamo a passare in rassegna i risultati che riguardano i nostri ospiti, seconda divisione Girone B di Lega Pro. Questi i risultati del 22esimo turno, 2 partite rinviate per neve, sono una decina nei campionati che seguiamo per le squadre che riguardano la nostra provincia le partite rinviate per maltempo. Nel caso della seconda divisione Girone B sono state Bassano Prato e Bellaria Nocera
Serina. Gli altri risultati: a Colle Valdelsa Gubbio batte Colligiana 4-2, Fanocelano 1-1, Lucchese Itala San Marco 1-0, ancora in gol Francesco Potenza, i tifosi Lefano se lo ricordano bene, l'anno scorso in forza alla Provasto. Poi due vittorie esterne, quella pesante in coda della Giacomense in casa del Posibonsi e del San Marino in casa della Provasto, 1-0 della San Giovannese sulla Sacilese e il 2-0 dell'altra marchigiana, la San Giustese, sulla Carrarese. La nuova classifica vede la Lucchese che riallunga sulla seconda in classifica, 49 punti, San Marino e Fano 39, Prato e Gubbio 37, Itala San Marco 31, San Giovanese 29, San Giustese 28, Celano 26, Nocerina e Sacilese 25 punti, Bassano 24, Giacomense, Bellaria e Provasto 23, Carrarese 22, Poggibonsi 18, Colligiana 16 punti. Anche in coda la classifica si compatta sempre più, la Colligiana ha un punto di penalizzazione, la Nocerina, lo ricordiamo, ha quei due punti in più presi a tavolino dopo il pareggio ormai di qualche mese fa in casa della Giacomense. Il Fano tra l'altro ancora ricorso in atto proprio ai danni della Nocerina. Enrico, cosa ti sorprende di più di questa classifica? È chiaro che in tanto equilibrio che ormai c'è da mesi, la Lucchese forse, anzi sicuramente, fa campionato a sé, anche in coda si è tornata a ricompattare la classifica, però il Fano che guadagna un punto sulla sesta nonostante un pareggio in casa è già una cosa positiva. Credo che la Lucchese faccia un campionato a sé, è veramente una squadra fortissima, di quelle che abbiamo incontrato sicuramente la più forte, la più compatta, diciamo, di un'altra categoria. Per il resto credo che siamo tutti lì a giocarcela. Per quanto riguarda i playoff ci sono 5-6 squadre che possono farlo, e invece in fondo alla classifica le vedo tutte attaccate. Voglio dire, è il solito campionato di Serie C, molto equilibrato, e si deciderà tutto, credo, nelle ultime partite. Sicuramente la sorpresa positiva, possiamo dire, del Fano, considerando anche come sono state le prime 7 partite, no. 4 punti realizzati, un gol segnato. Diciamo, sì, siamo una sorpresa perché siamo partiti col chiaro obiettivo di salvarci il prima possibile. Siamo partiti malissimo, poi dall'ottava giornata in poi, dalla fatidica partita contro la Provasto, le cose sono migliorate, adesso siamo in un periodo di forma eccezionale, speriamo che duri il più tempo possibile per regalare una gioia a noi stessi, alla società e anche ai nostri tifosi, che sinceramente dopo quello che ci hanno fatto vedere l'anno scorso nella prima parte del campionato di quest'anno se lo meritano. Le squadre le hai incontrate tutte, comunque le hai viste tutte, alcune anche due volte, seppur qualcuna rinnovata, vedi la Carrarese che è ben diversa dalla squadra affrontata a settembre. Una sorpresa negativa, forse è troppo facile dire Bassano. Sicuramente il Bassano, perché da quello che dicevano gli addetti ai lavori doveva essere una squadra che lottava dalla prima all'ultima giornata per la vittoria del campionato. Ci posso mettere la Nocerina, che si trova a metà classifica, e anche questa era data come una probabile vincitrice. Di altre sorprese in negativo, forse la Carrarese, era partita per altri obiettivi, ma si ritrova lì perché questo campionato comunque è sempre molto complicato, se non parti bene poi fai fatica a venire fuori. Anche perché poi ci sono squadre che ormai hanno un obiettivo ben delineato, nonostante quelle che erano le previsioni della vigilia. Veniamo al campionato di eccellenza che riguarda naturalmente la vicino Luca Gerbino e la sua Real Metauro. Questi risultati della 24esima giornata, ricordiamo che il campionato di eccellenza è a 12 e a 20 squadre. Questi risultati, appunto, a Castelferretti Real Metauro batte Castelfrettese 2-0, Fermana Grottamare 1-0, Jesino Bagna 1-1, Monte Giorgio Monte Granaro 0-0, giocata tra l'altro su un campo impossibile al limite della praticabilità. Losimana in 2 minuti, anzi in 60 secondi esattamente, vince contro la Cingolani, rimonta per 2-1, San Benedettese Maceratese 2-0, questa era un po' sicuramente la partita clou per quel che riguarda il blasone delle squadre in campo, Tolentino Fortitudo 1-0, Vigor Senigallia Bezzonazzaro 1-0, derby molto sentito, e Vis Macerata, l'ultima della classe, che batte a sorpresa la Vispesero per 2-0, anche qua c'è un rinvio per neve. E riguarda la partita di Urbino, tra Urbino e Piano San Lazzaro, la partita era già stata rinviata nella giornata di sabato, quindi con ampio anticipo. La nuova classifica vede la San Benedettese guidare il campionato a quota 51 punti, Fermana 46, Urbania 40, Piano San Lazzaro, Vispesero e Jesina 38 punti, Real Metauro 36, a 2 punti dai playoff, appunto come dicevamo prima con Luca Gerbino. Poi Monte Giorgio 35, Grottammare Tolentino 32, Fortitudo 29, Monte Granaro 28, Osimana e Biagio Nazzaro 27. Fulgor Maceratese Castelfrettese 26, Cingolana e Vigor Senigallia 23, Urbino 22, Vis Macerata che prova a riattaccarsi al treno a quota 19 punti, due retrocessioni dirette, una sorpresa positiva, anche qua
Real Metauro senza dubbio. Una sorpresa negativa, Luca? Fulgo Maceratese. Ma negativa penso la Maceratese. Sì, per il resto penso che dalle prime giornate la classifica delinei un po' quello che è il campionato, diciamo. San Benedetto che doveva vincere il campionato, Fermana a giocarsi da lì davanti fino alla fine, poi nei play-off Piano San Lazzaro, Vispesa, Reiesi, sono queste, diciamo, le tre o quattro squadre che possono giocarsela lì davanti. Questa sorpresa Urbania sta perdendo un po' terreno al momento, a voi anche i risultati delle altre, vuoi sempre questi gol alla fine, questo grande carattere al terzo posto solitario, potrebbe perdere qualcosa. Ma ormai siamo alla 24esima, penso che anche l'Urbania si giochi alla fine il piazzamento play-off fino alla fine. A questo punto Urbania e Piano San Lazzaro sono le altre due squadre che potrebbero entrare nella griglia. Poi magari tra qualche settimana potremo aggiungere questo elenco anche la tua Real Metauro. Torniamo a parlare di seconda divisione Girone B, torniamo a parlare nel dettaglio dell'Alma Juventus Fano. Oggi chiudeva il calciomercato, si è chiuso poco più di due ore fa, cioè alle ore 19. Bene, il Fano ha acquistato un ragazzo dell'89, si chiama Francesco Terrenzio, sicuramente i tifosi più appassionati già sapranno, avranno sentito questa voce che circola ormai da ore. Il ragazzo giocava nella Renato Curi Angolana e tu, Enrico, l'hai affrontato l'anno scorso e possiamo dirlo che ti ha messo anche in difficoltà. Mi ha messo molto in difficoltà, diciamo che non mi ha fatto mai toccare palla, però no, è molto, un ragazzo molto bravo. Poi parlando anche con Cristian Pazzi, che è stato un ex compagno di squadra, mi ha detto che è veramente un bravo ragazzo e ci si può sempre contare. Un Marcantonio, tra l'altro, di 1,90 m. Sì, 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 altissimo. Altissimo, biondo, giusto per chi lo volesse individuare al primo allenamento. Appunto Francesco Terrenzio, dicevo, classe 89, ha giocato tra l'altro con May nel Chievo, ha addirittura avuto proposte da Ascoli Frosinone. Si parla di quello che l'anno scorso con ogni probabilità è stato il migliore o comunque tra i migliori giovani del campionato di Serie D. Quindi un acquisto che vi potrà tornare utile, per, se non altro per riportare Baratteri in pianta stabile nel ruolo di centrocampista, anche se Baratteri è stato fantastico quando ha giocato la centrale quest'anno. Sì, ci servirà, anche perché quando ci sono questi momenti in cui sono diverse squalifiche o diversi infortunati, non abbiamo giocatori per rimpiazzare i difensori. Baratteri, vorrei spendere una parola per lui, perché si è adattato a fare il terzino, si è adattato a fare il difensore centrale e l'ha fatto benissimo. Ovviamente quando deve sacrificarsi nella zona arretrata del campo, poi ci manca quella spinta che un giocatore di qualità e di personalità come lui ci può dare. Tra l'altro Baratteri quest'anno ha cominciato da mediano, poi è passato ad ala sinistra, ha fatto il centrale, ha fatto il terzino. Sì, li ha fatti tutti, ma è un ragazzo totalmente tanto bravo e che si sacrifica molto volentieri per la squadra e ha un'umiltà grandissima. E quindi per lui non c'è nessun tipo di problema adattarsi. Infatti mister Conacchini ha sempre detto: l'intelligenza tattica di Baratteri mi toglie spesso le castagne dal fuoco. Torniamo a parlare di Francesco Terrenzio, perché c'è un'esclusiva per la nostra trasmissione. Gli amici appassionati di Radio Smeralda l'avranno già sentito alle ore 19, però lo riproponiamo decisamente in ampia scala nella nostra trasmissione. Oggi pomeriggio abbiamo raggiunto personalmente al telefono Francesco Terrenzio, la sua prima intervista praticamente dopo poche ore dalla firma del contratto con il Fano. Ricordiamo che il Fano l'ha acquistato a titolo definitivo, questo ragazzo molto promettente dell'89. Allora ascoltiamo quelle che sono state le parole, poco meno di due minuti, di Francesco Terrenzio, rilasciateci appunto oggi pomeriggio, poco dopo la firma del contratto. Ascoltiamolo insieme. Per il sito ufficiale del Fano Calcio parla Francesco Terrenzio. Francesco, innanzitutto benvenuto, ben trovato a Fano. Grazie mille, per me venire a Fano è un piacere. Sono stato domenica a vedere la partita, c'è un grande entusiasmo del pubblico, sono contentissimo di venire in quella piazza, ho visto pure la squadra molto affiatata. Fa molto piacere venire ad affrontare questa avventura, spero e sono convinto di fare il meglio possibile. Che giocatore è Francesco Terrenzio? Perché il Fano ha cercato e punta su Francesco Terrenzio per questo fine di stagione? Io intanto ringrazio la città per avermi dato questa opportunità. Ti dico quello che mi sento dentro: grandi motivazioni, ho voglia di fare, ho voglia di arrivare, ho voglia di dare tutto per la squadra in cui sta andando il Fano. Tu hai detto che sei già stato al Mancini domenica, oltretutto hai giocato con Pazzi, comunque sia sei stato anche compagno di squadra di Puglia, sei amico di Puglia, quindi probabilmente anche qualche soffiata, chiamiamola così, di qualche tuo ex compagno e sicuramente si può rivelare utile, no? A 20 anni. Sì, sicuramente spero che hanno fatto una parola buona e positiva nei miei confronti con Cristian. Ci ho avuto un buonissimo rapporto, è un grande calciatore.
Cosa sai invece del Fano per quella che è la squadra quest'anno? L'anno scorso l'hai affrontata ad avversario, qualche giocatore è rimasto dell'esperienza dell'anno scorso. Che cosa sai di questa società al di là della classifica che ovviamente parla chiaro in seconda divisione? Della società so che comunque è una società che è stata sempre in queste categorie e comunque ho sempre saputo che in Serie D una società così era solo di passaggio. Bentornati in diretta per questa prima parte della 20ª puntata di Fuoricampo che sta per terminare. Abbiamo sentito Francesco Terrenzio, neoacquisto Granata, un difensore centrale. Parliamo di difensori, Luca, perché voi la prossima partita la affronterete senza, per quel che riguarda la linea difensiva, Sorcinelli, infortunato storico, Cencioni, difensore centrale squalificato, che tra l'altro poi ha fatto anche una breve parentesi in Granata, e Tomassoli, ex vivaio Granata, squalificato. Rimane il solo Capitan Bellucci, che sarà circondato con ogni probabilità da diversi giovani, uno dei quali sarà sicuramente Ruggeri, altro prodotto Granata. Ma guarda, sinceramente, diciamo che la squadra in questo momento della stagione, chi gioca gioca, a parte che l'allenatore ogni domenica fa due o tre cambi dalla squadra titolare, diciamo ogni domenica cambia, e quindi ci adattiamo molto spesso sia al modulo sia alle scelte. Domenica per forza maggiore dovremo fare a meno, come hai detto, di Cencioni e di Tomassoli, tutti e due squalificati. Ruggeri comunque è un giocatore che la categoria non l'ha mai fatta, però è un buon giovane, quindi come ha fatto vedere a Macerata o col Tolentino può tranquillamente fare la categoria. Per il resto le scelte che farà l'allenatore comunque sono giocatori che hanno sempre giocato e non sono giocatori che non giocano da parecchi mesi, quindi ci giocheremo la partita a viso aperto proprio di fronte al pubblico amico e cercheremo di fare la miglior partita. Contro l'Urbino comunque in ascesa, così sulla carta le possibilità potrebbero essere Giambartolomei sulla linea dei terzini, oppure addirittura Donnini, che comunque non ha sfigurato quando ha giocato. Naturalmente queste sono scelte che riguarderanno mister Omar Manuelli. Enrico, un flash di 30 secondi, tu hai avuto Omar in quella sfortunatissima parentesi della tua prima stagione in Granata, che ricordo hai? Comunque sicuramente uno che lavora molto bene con i giovani, magari forse è stato inserito in una parentesi veramente nerissima e difficilmente gestibile. Sì, è stata un'annata veramente difficile, probabilmente si è trovato nel posto sbagliato, al momento sbagliato, perché c'era veramente parecchia confusione anche in società, però come hai detto tu, un ragazzo che lavora molto bene con i giovani, lavora molto e alla fine comunque se l'è cavata. Alla fine se le cavate, tra l'altro poi i risultati parlano chiaro con la Real Metauro. L'anno scorso vittoria del campionato di promozione con la neonata Real Metauro, quest'anno addirittura sesto posto con soltanto due punti per raggiungere questi playoff, anche se non sono mai stati un obiettivo e tuttora non lo sono. Luca mi ha già guardato storto, no? Era soltanto una considerazione della classifica. La prima parte di Fuoricampo finisce qua in diretta radiofonica dal Bargiola, zona San Cristoforo di Fano. Ci sentiamo tra poco meno di due minuti per la seconda parte, vedremo il video di Alma Juventus Celano, sentiremo il contributo di Cornacchini e tanto altro, restate con noi. Fuori campo stagione 2009-2010. Rieccoci qua, bentornati in diretta dal Bargiolla, zona San Cristoforo di Fano, con la 20ª puntata stagionale di Fuoricampo, stagione calcistica 2009-2010, dedicata al calcio della provincia di Pesaro Urbino, ma soprattutto dedicata alle due realtà maggiori del nostro territorio, l'Alma Juventus Fano con Enrico Bartolini e la Real Metauro con Luca Gervino, per parlare di seconda divisione Girone B e del campionato regionale di eccellenza marchigiana. Tra pochissimi istanti, quindi restate incollati o alla radio o alla TV per chi ci guarderà domani sera, o al computer per chi ci guarderà da mercoledì, guarderemo il servizio di Alma Juventus Fano Celano. L'abbiamo accennato prima, Enrico, una squadra che vi ha messo in difficoltà, un 4-3-3 che vi ha messo in difficoltà, però avevate trovato il modo, seppur con un modulo un po' anomalo, con quattro centrocampisti centrali di fatto in campo, di aggirare la difesa. Si sa che le squadre zemaniane, chiamiamolo così perché mister Modica è un allievo di Zeman, hanno questo punto debole. C'eravate riusciti, qualche fuorigioco dubbio? C'eravamo riusciti, è stato molto bravo il mister in settimana a prepararci, giocando con Marchetti come trequartista. Ci siamo riusciti più di una volta, sì, il segnalino in effetti ha sbagliato un paio di volte, però anche per loro è molto difficile il lavoro che fanno, quindi sono degli errori che ci possono stare, però secondo me abbiamo fatto un'ottima prova, siamo riusciti
a mettere in apprensione la loro difesa, soprattutto nel primo tempo, anche se poi non si è riusciti a fare il gol della vittoria. Comunque credo ancora che il pareggio sia giusto e vada bene, vada benissimo così. Per quello che ha fatto Fanno nel secondo tempo, negli ultimi 20 minuti, in queste 7 vittorie consecutive che avevano accompagnato dal 3-0 alla Provasto fino al successo per 3-1 sulla Carrarese, c'è un po' di rammarico per non aver di fatto potuto giocare. Hai detto benissimo, il rammarico è questo, perché nelle ultime partite la nostra squadra ha dimostrato che nei minuti finali riusciva sempre a tirar fuori qualcosa di positivo, e l'unico rammarico, ripeto, è questo, però con quelle condizioni sinceramente non si poteva fare di più. Assolutamente non si poteva fare di più, e non ha fatto più neanche il Celano, una squadra vuotata al gioco, e lo ha dimostrato ieri al Mancini. Può partire il servizio di Alma Juventus Fano Celano. Ricordiamo la voce è quella di Andrea Battisodo, quindi un grazie agli amici di Tele 2000, la telecamera e le immagini sono quelle di Fabio Turiani, quindi un grazie al prezioso contributo di MediaVisionMarche.net. Può partire il video di questa partita. La neve ferma il Fano 1-1 con l'Olimpia Celano. Partita iniziata sotto un timido sole e terminata con un'autentica bufera di neve. Nel Fano due assenze in difesa, Bruno squalificato, Caccioli infortunato. In attacco Pazzi vince il ballottaggio con i Vernizzi. Pronti via, meglio gli ospiti, Marasco conclude debole dalla distanza. Terzo minuto, ancora Celano. Doppia conclusione di Bon Giovanni, esce Lombardi e la difesa respinge. Al 19esimo, sugli sviluppi di un corner, Barteri conclude da due passi, miracolo del portiere. 25esimo, difesa del Fano in bambola, Villa vince un rimpallo e conclude alto mangiandosi una grande opportunità. Un minuto dopo, capovolgimento di fronte, Fano vicino al gol, il portiere respinge nonostante la sua posizione avanzata. 28esimo, diagonale di Bon Giovanni, Lombardi neutralizza in due tempi. 31esimo, cross di Baratteri, Bartolini non trova la deviazione vincente all'altezza del primo palo e Amabile raccoglie palla. Al 35esimo, il vantaggio del Fano, azione di contropiede, Ionni apre per Pazzi che la mette nell'angolo più lontano, gran bel gol 1-0. Al 38esimo l'Olimpia continua a sprecare. Bon Giovanni serve Marasco, miracolo di Lombardi. Partita che resta piacevole con tanti capovolgimenti. A due minuti dall'intervallo gli ospiti trovano il pareggio. Bon Giovanni, spalle alla porta, cade in area, l'arbitro assegna il rigore. Dal dischetto Falomi spiazza Lombardi, 1-1. Nel secondo tempo subentra la stanchezza, le squadre rischiano meno. Primo minuto, spunto di Del Pinto che si accentra e conclude, alto. Nel frattempo la bufera di neve che accompagna il gioco diventa sempre più insistente. 23esimo, Savini ci prova dalla distanza, pallone alto. Due minuti dopo, botta di Ruggero deviata da Maranti, esterno della rete. Al 32esimo non si può più andare avanti, arbitro a colloquio con le squadre, si decide per la sospensione momentanea. Squadre negli spogliatoi per circa 10 minuti, tempo necessario per rendere visibili le linee e adottare il pallone blu. Si torna a giocare, ma è difficile costruire azioni in simili condizioni. Termina 1-1 tra le proteste del pubblico. Enrico, ti chiedo cosa vi ha detto il mister, non tanto alla fine del primo tempo in cui comunque avete sofferto ed eravate già 1-1, ma cosa vi ha detto, se vi ha detto qualcosa, in quel quarto d'ora concitato in cui siete ritornati congelati negli spogliatoi per poi saper di dover rientrare a congelarvi? Guarda, io devo dirti la verità, non lo sono stato neanche tanto ad ascoltare, perché tutti, non soltanto io, eravamo impegnati in qualche modo ad asciugarci, a cambiare le maglie, perché era veramente tanto, tanto freddo. L'unica cosa, dai, che posso dire quando siamo usciti dagli spogliatoi è di continuare così, di non cercare di non sbagliare niente, di cercare di fare gol, anche se sinceramente sapevamo tutti che il campo era impraticabile. Però diciamo che in quel quarto d'ora abbiamo tutti bevuto un bicchiere di tè e abbiamo cercato di asciugarci.
Comunque ci puoi confermare che la versione dell'arbitro è stata troviamo un pallone colorato, delineiamo le righe, altrimenti il fallo poteva anche rischiare la sconfitta. Sì, è stata questa. Lui si è soffermato subito con i due capitani, ha detto chiaramente devono essere rifatte le righe, troviamo un pallone colorato e trova un po' a riprendere la partita. Sì, sicuramente se la società non avesse provveduto avremmo rischiato anche la sconfitta a tavolino. Oltre al danno alla beffa, tra l'altro il pallone è arrivato colorato, ma è arrivato blu. Si è biancato dopo 20 secondi. Esatto, quindi sicuramente un po' una comica quello che è successo ieri nell'ultima mezz'ora di Alma Juventus Fano Celano. Adesso vi riassumo io velocemente quello che ha detto mister Cornacchini. Siamo contenti per questo pareggio. Sapevamo che il Celano ci avrebbe messo in difficoltà con il suo 4-3-3. Quando gli ho chiesto perché ha giocato con quattro di fatto centrocampisti centrali, le motivazioni principali sono state due. La prima è che sembrava al mister il modo migliore di cogliere in castagna quella che era l'organizzazione difensiva della formazione abruzzese e che tra l'altro oltretutto Ambrosini aveva bisogno di tirare il fiato. A questo proposito la pausa capita proprio a fagiolo, come si suol dire, perché diversi di voi hanno tirato la carretta per mesi, una serie positiva impressionante, adesso è ora di rifiatare un po'. Sì, ci voleva questa domenica perché siamo abbastanza stanchi, veniamo dalla settimana dopo le festività di Natale in cui abbiamo fatto tre partite di fila, c'è gente che ha sempre giocato, abbiamo qualche infortunato da recuperare, abbiamo un nostro giocatore che è andato a giocare il torneo di Viareggio con il Napoli, quindi c'è bisogno di recuperare un po' tutti, di allenarci bene questa settimana e la prossima per poi ripresentarci a Ferrara contro la Giacomense per fare la solita nostra partita. Di recupero invece non ce n'è tanto in questa stagione d'eccellenza a 20 squadre, quindi 38 partite invece che le 34 usuali, tipo le 34 del Fano. Come state reagendo? Mi sembra bene, anche se siete all'osso. Ma guarda, a parte i tre infortuni, quattro diciamo, quell'ultimo di Maraschi, stiamo reagendo bene, il gruppo è unito, ci alleniamo tutte le settimane nel migliore dei modi e cerchiamo di far necessità virtù, come si dice, nel senso che anche l'allenatore sono poche le scelte da fare, diciamo che l'unica abbondanza è veramente in porta, perché siamo sia io che Massimo, siamo due portieri che la categoria la possiamo fare, l'unica abbondanza è lì, quindi il resto viene tutto di conseguenza. Adesso, a parte domenica che abbiamo due squalificati, vediamo come riusciremo a scendere in campo. I nostri ascoltatori lo sanno, Luca Gerbino era stato nostro ospite proprio quasi all'indomani dell'acquisto di Zallocco. Io ti feci la famosa domanda, adesso siete in due di categoria, cosa succederà? Da lì un continuo crescendo delle tue prestazioni, hai sempre giocato. Possiamo dire che questo ballottaggio, se mai c'è stato, è vinto? Ma guarda, sinceramente, se la società mi avesse messo in ballottaggio, io non mi sono mai sentito in ballottaggio. Te lo dico sinceramente, anche perché se i miei errori ci sono stati nelle prime tre o quattro partite, poi alla quarta partita. Poi comunque immediati, bisogna dirlo, tipo Osimo, è anche giusto dirlo. Però io non mi sono mai sentito in ballottaggio, ho sempre continuato ad allenarmi come ho sempre fatto in questi 10-11 anni e loro sono contento che abbiano preso un portiere, vuol dire che la società è una società forte, quindi bene così. Io comunque continuo a fare quello che devo fare, l'allenatore farà le sue scelte e andiamo avanti sperando di fare più punti possibili. Ti chiedo un flash su Barzotti, che si è infortunato negli ultimi minuti della terza giornata di campionato contro la San Benedettese a Calcinelli. Il ragazzo è ripreso a correre, c'è la possibilità che possa giocare l'ultima parte di stagione? Guarda, Giacomo lo sento quotidianamente per telefono e diciamo che sta bene, ha iniziato a correre come dici te e speriamo di rivederlo in campo il più breve tempo possibile, però sappiamo tutti che i tempi sono quelli, 5 mesi, 6 al massimo, quindi speriamo di rivederlo alla prima di aprile. Anche perché parliamo di un ragazzo dell'87, protagonista assoluto nello scorso campionato di promozione, con un piede destro, e noi speriamo veramente di poter avere dei contributi della Real Metauro con Giacomo Barzotti in campo in eccellenza, che è assolutamente fuori categoria. Un saluto a Giacomo e un augurio di pronta guarigione, così come a Maraschi e a Sorcinelli.
Andiamo avanti, parliamo del campionato di promozione Girone A, un vecchio ricordo per Luca Gerbino, però leggiamo quello che è successo nel 22esimo turno, una partita rinviata per neve, Fermignanese, Offagna, scontro, salvezza. Questi risultati dagli altri campi: Brandoni Dorica, Sirolo Numana 3-1, Camerano, Passatempese 1-1, Fabriano Cagliese 1-1, a Filottrano, altro scontro, salvezza, il Valesina di mister Ferretti, il Maghetto vince per 2-1 contro il Filottrano. New Relax, Rio Salso, Atletico Gallo col Bordolo, era uno dei big match di giornata, 3-1. Il big match assoluto era il derby tra Belvederese e Ostravetere. Il Belvederese ha vinto in casa dell'Ostravetere per 1-0, partita anticipata a sabato. A San Marcello, Pergolese San Marcello 1-0 e a Pesaro, Castelfidardo Vismara 2-1. La classifica vede il Castelfidardo in testa con 45 punti, Rio Salso e Pergolese che inseguono a quota 42, Belvederese 40 con una partita in meno. Passatempese 39, Atletico Gallo col Bordolo e Fabriano 37, Ostravetere 36. Qua la classifica si spezza nettamente con Vismara e San Marcello Marcello 26, Cagliese e Camerano e Brandoni Dorica e Sirolo Numana 23, a 21 punti c'è il Vallesina, Fermignanese 18, chiudono Fagna e Filottranese a 14 punti, una sola retrocessione diretta nel campionato di promozione. Sempre più sorprendente, Luca, questa classifica, un campionato che tu hai disputato fino a qualche mese fa, forse il Castelfidardo conferma di avere un qualcosa in più. Ma guarda, sinceramente Castelfidardo con Maffei e Bugiolacchi penso che fa la coppia meglio assortita della categoria. È arrivata anche a Vallone a centrocampo adesso. Insieme a Bernabucci, Secchiaroli, Cocilova e Birrarelli della Belvederese. Quindi penso che siano le due squadre che fino in fondo si giocheranno la testa del campionato. La sorpresa penso che sia il Rio Salso, partito con un obiettivo che era la salvezza, si trova a 42 punti secondo in classifica. Per il resto è un campionato molto equilibrato, a parte quest'anno questa spaccatura a metà classifica di 10 punti tra Ostravetere e Vismara. Questa dunque è una diagnosi da parte di Luca Gerbino del campionato di promozione, tra l'altro ancora più interessante perché la Belvederese ha una partita in meno, quindi vincendola salirebbe a quota 43 punti, a due soli punti da Castelfidardo. Lo scontro diretto c'è già stato nella prima giornata di campionato, quindi non potranno più fare affidamento su questa arma, se vogliamo, sia Castelfidardo che Belvederese. È chiaro che il Castelfidardo è forte, oltre che delle proprie forze, anche di questi 5 punti attuali e 2 potenziali in più nei confronti della formazione rossoverde. Veniamo a parlare, Enrico, un attimo di quello che è stata la tua l'esperienza fanese, no? Sei al terzo anno a Fano, 31 gol segnati fino a questo momento, 2 anni e mezzo, poco più. Troppo facile dire che il primo anno è stato il più negativo. Tra l'anno scorso e questo in corso trovi qualche similitudine, o comunque sia quale ti ha dato più soddisfazione fino all'anno scorso? Possiamo dire che quello scorso è stato esaltante per tre quarti e poi si è concluso male anche per te personalmente, è uscito da qualche dichiarazione di troppo, sei stato chiamato in causa forse anche troppo, no? Per quello che hai dato, per quello sì, che è stato. No, la stagione è stata bellissima, al di là del risultato finale è stata bellissima perché eravamo veramente un gruppo unito, un gruppo compatto che cercava la vittoria del campionato. Magari siamo partiti con obiettivi diversi, poi ci siamo trovati là davanti, abbiamo provato in tutti i modi a vincere quel campionato e poi è finito male, sì, è finito male anche per me, ho rilasciato qualche dichiarazione di troppo. Sinceramente l'ho fatto perché era stata chiamata in causa una squadra, un gruppo che non si meritava certe parole del proprio allenatore. E io mi sono sentito in dovere, visto che ero stato coinvolto, di difenderla e è una cosa che sinceramente rifarei, probabilmente l'ho fatto nel modo sbagliato, ma è una cosa che rifarei perché l'unica cosa inattaccabile dell'anno scorso è il nostro gruppo che ha lottato dalla prima all'ultima, al 94esimo purtroppo dell'ultima giornata, ha lottato per un unico obiettivo e ha remato sempre dalla stessa parte. Quindi sinceramente quando senti dire delle cose soprattutto non vere nei confronti di qualche giocatore dopo una fine di campionato così sinceramente ci sono rimasto male, sono rimasto veramente molto male e mi sono sentito in dovere di difendere me stesso e quei miei compagni di squadra che erano stati chiamati in causa. E poi un po' quello che successe anche a Roncarati dopo la partita di La Spezia, a me personalmente rilascio una dichiarazione molto simile alla tua. Chiaro, adesso abbiamo parlato per mesi di quello che è stato, non è certo il caso di rivengarlo adesso, però
era giusto per fare un po' un excursus di quelli che sono stati i tuoi quasi 3 anni qua a Fano. Noi trattiamo tutto il calcio della provincia di Pesaro Urbino, ci sono dei campionati che trattiamo un po' meno, sono la Serie D, Girone D, Girone F, la prima categoria, Girone B, ci sono 3 squadre coinvolte, 2 partite rinviate su 3, una brutta notizia dalla prima categoria. In prima categoria, Girone B, San Costanzo ha perso in casa contro il Borghetto in maniera abbastanza inaspettata per 1-0. In Serie D, Girone D, il Fossombrone non ha giocato a Castel San Pietro per neve, mentre il Montecchio ha avuto la partita rinviata in quel di Campobasso. Ed Enrico Bartolini sa bene cosa vuol dire giocare sotto la neve a Campobasso e soprattutto giocare alla grande sotto la neve, sì, a Campobasso. No, Campobasso... la tua miglior partita col Fano, forse quella. Sì, è stata una partita bellissima, perché poi c'era l'atmosfera che era bellissima, uno stadio con 2-3 mila persone forse, immenso, i nostri tifosi a seguito come sempre in mezzo alla neve. Siamo usciti con l'applauso dei tifosi locali, è stato veramente. Sì, è stato veramente una partita bellissima. Poi Campobasso ci ha portato bene, perché abbiamo fatto 3 vittorie su 3, compresa quella di playoff. Io ho fatto 2 gol in queste 3 partite, è stato, sì, ho dei ricordi molto positivi del Campobasso Calcio. Questo è un collegamento che mi è venuto spontaneo ricordando la partita rinviata, appunto, che si doveva giocare ieri, del Montecchio in quel di Campobasso. Ultimo flash, abbiamo 30 secondi prima della pubblicità. È vero che quella partita poi ha mosso qualche interesse di mercato nei tuoi confronti, anche ben dimostrato, possiamo dirlo? Sì, no, c'è stato qualche contatto quest'estate, però come ripeto sempre, come ho sempre ribadito da questi 2 anni e mezzo a questa parte, io sono legato al Fano e se c'è la possibilità di rimanere, rimango qua, perché mi trovo benissimo con i miei compagni di squadra, mi trovo benissimo con la società e con i tifosi, quindi non c'è motivo di cambiare squadra. Tra l'altro l'hai dimostrato, mi ricordo, ci siamo sentiti in estate, mi rilasciato un'intervista in cui dissi, in cui ti chiesi praticamente, hai rinnovato, sì, io volevo essere prima a rinnovare, volevo essere prima a restare, ma soprattutto volevo dare questo segnale di essere prima, sì, a rinnovare. Sì, ci tenevo tantissimo, perché ero già d'accordo con il direttore sportivo e con la società, mancava solo la firma, io ero impaziente, loro non mi chiamavano mai, quindi sono stato contento ad essere il primo, per dimostrare ai miei dirigenti, per dimostrare alla città di Fano che sono veramente contento e orgoglioso di indossare questa maglia. Sicuramente la città e l'ambiente l'ha recepito benissimo. Ci fermiamo per questa seconda parte, torniamo tra poco meno di 2 minuti per l'ultima parte di questa 20ª puntata stagionale di Fuori Campo, sempre naturalmente in diretta dal Bargiola, zona San Cristoforo di Fano. Restate con noi. Fuori Campo stagione 2009-2010. Ultima parte di Fuori Campo, 20ª puntata stagione calcistica 2009-2010, in diretta dal Bargiola di San Cristoforo, tra l'altro covo dei tifosi granata. Chi segue il Fano sa benissimo dov'è e che cos'è il Bargiola qua a Fano. Andiamo avanti a parlare del calcio della nostra provincia, apriamo una breve parentesi sul campionato di prima categoria. Tra l'altro ai nostri affezionati di promozione di prima categoria ricordo che, approfittando anche della sosta dell'Alma Juventus Fano della prossima giornata, parleremo molto nel dettaglio con ospiti importanti lunedì prossimo di questi 2 campionati, promozione Girone A e prima categoria, di cui comunque scorriamo i risultati. Ben 4 rinvii su 8 partite: Pieve di Cagna Belforte, Santa Cecilia Urbinelli, Serra Sant'Abbondio Vadese, Tavoleto, Pian di Meleto. Tutte le 3 squadre fanesi però sono scese in campo con risultati alterni: Cantianese Montecalvo 0-0, Cicogna Junior 5-1 a Valanga al Cicogna sul fanalino di Coda Junior, Lunano Sant'Orso 1-0, Marchioni Piobico 2-1. Queste ultime 2 partite sono state giocate sabato. Qua la classifica è molto confusionaria, perché molte squadre hanno una partita in meno. Comunque Montecalvo ancora in vetta a quota 41 punti, Vadese 37, Lunano 33, Pieve di Cagna 30, Tavoleto 29, Santa Cecilia e Cicogna 27, Serra Sant'Abbondio e Sant'Orso 26, Cicogna e Marchionni 25, Urbinelli 24, Cantianese 22, Pian di Meleto 17, Belforte 14, Junior 11 punti. Sono tante le squadre con una partita in meno, precisamente Vadese, Pieve di Cagna, Tavoleto, Santa Cecilia, Serra Sant'Abbondio, Urbinelli, Pian di Meleto e Belforte. Quindi una giornata così per, soprattutto per il Sant'Orso, molto bene invece per Marchionni e Cicogna. Qui la classifica è più che mai corta, pensate che ci sono 7 punti tra la quart'ultima, quindi in piena zona play-out, che è la Cantianese, e la quinta, che è il Tavoleto. Quindi un campionato ancora tutto da vivere, che analizzeremo molto meglio insieme nelle prossime settimane. Tra pochissimo torneremo a parlare nel dettaglio di eccellenza di Jesina Urbania, un pareggio che Luca vi ha sicuramente soddisfatto. Tra pochissimo vedremo tra l'altro anche il contributo.
buon pareggio, penso. Un buon punto sia per la Jesina che per l'Urbania. Poi penso che l'Urbania. Che per la Real Metauro. Che per la Real Metauro. Penso che l'Urbania ha fatto gol negli ultimi minuti, sì, se non mi sbaglio. Cinquesimo, sì. Quindi, anche se noi non guardiamo mai davanti, guardiamo sempre di dietro. Quindi. Però se una volta tanto si dovesse girare la testa, il pareggio tra Jesina e Urbania. Va benissimo. Benvenga, benvenga. Abbiamo parlato prima di delusioni di questa stagione. Possiamo trovare una rivelazione insieme a voi, insieme alla Real Metauro, che è comunque la rivelazione assoluta, ancora l'Urbania? Oppure ormai una certezza, come dicevamo prima, oppure hai un qualcosa che ti stupisce, pure al di là del positivo e negativo, un qualcosa che ti stupisce particolarmente in questo campionato di eccellenza? Ma sinceramente l'Urbania penso che sia la squadra che dall'inizio per 24 partite fino adesso ha stupito tutta la categoria. Vabbè, a parte i nostri risultati utili consecutivi di questo periodo, però sia veramente la squadra che penso spendendo il giusto stia facendo un campionato da una terza posizione, e davanti c'è solamente San Benedetto e Fermana, che sappiamo tutti quello che hanno investito per fare questo campionato. Quindi io farei un applauso grandissimo all'Urbania. Quindi l'Urbania è ancora sorpresa positiva, diciamo a pari merito con la Real Metauro, dai, per non sminuire nessuno. 40 secondi velocissimi di statistiche molto gradite a me e ai nostri ascoltatori e telespettatori per quel che riguarda attacchi e difese. Parliamo di seconda divisione Girone B, il miglior attacco non potrebbe essere altrimenti è quello della Lucchese, 42 gol segnati in 22 partite. Per quel che riguarda le difese, la miglior difesa del Fano, e questo ci fa ancora più piacere, con 16 gol subiti in 22 partite, nonostante siano due partite di fila che il Fano appunto stia subendo gol. Per quel che riguarda il campionato di eccellenza, miglior attacco quello della, in questo caso della capolista, la San Benedettese, con 40 gol segnati, miglior difesa il Piano San Lazzaro, pensate, 12 gol subiti in 23 partite. Passiamo al campionato di promozione Girone A, il miglior attacco è quello del Passatempese, della Belvederese e dell'Atletico Gallo Col Bordolo, che inseguono però lo Stravedere, che ancora guida con 33 gol. Queste tre squadre appena citate invece sono ferme a 4-32. Miglior difesa quella della capolista Castelfidardo, 14 reti subite in prima categoria, anche se il livello delle partite è un po' sfalsato. Il miglior attacco anche in questo caso è quello della capolista Montecalvo, 30 reti segnate, mentre la miglior difesa scorrendo è quella del Pieve di Cagna con 15 reti subite. Una curiosità, e che curiosità, capocannonieri, 15 reti per Cesca e Marotta in seconda divisione Girone B, 15 reti per Principi in eccellenza, 15 reti per Daniele Api in promozione, quindi regna il numero 15 in questa speciale statistica, cosa che mi è venuta in mente proprio adesso. Spero di non aver fatto una gaffe proprio dell'ultimo secondo. Correggo subito una statistica che lo stesso Enrico mi ha fatto presente: la miglior difesa del campionato di promozione, non ce ne voglia mister Mossucci, non ce ne voglia il portiere Ciaroni, è la difesa della Belvederese con 12 gol subiti. Complimenti naturalmente alla difesa rossoverde, guidata tra l'altro da una vecchia conoscenza del calcio di Lucrezia come Pompei. Detto questo, andiamo ad analizzare quello che è il prossimo turno delle nostre squadre, un po' di tutti i campionati. Abbiamo detto, partendo dalla seconda divisione Girone B, che ci sarà la pausa, quindi si tornerà in campo il 14 di febbraio. Trasferta in casa della Giacomense, tu, se non ricordo male Enrico, hai giocato in casa della Giacomense quando il Fano andava malissimo, o comunque stava cominciando la sua parabola discendente, quando la Giacomense stava invece cominciando la sua parabola che poi la portò a vincere il campionato. Si vinse per 2-1 con gol di Montuori, bellissimo, anche gol tuo, se non ricordo male, vado sempre a ricordi, molto ricordi bene, abbiamo vinto quella partita per 2-1. E, diciamo che sì, ho dei ricordi positivi, perché anche in quel caso, quell'anno, due partite contro la Giacomense, due gol, però ci fu anche un brutto infortunio, una distorsione alla caviglia molto brutta che mi fece rimanere fuori qualche settimana. No, parliamo della Giacomense, è una squadra molto compatta, non è nuova in categoria, davanti molto, molto forte, c'è Nicolini che è un bomber di razza, ormai qualche anno che fa gol,
da qualche anno che gioca nella Giacomense, quindi bisogna stare sempre molto attenti, soprattutto con le squadre che si devono salvare, che devono in qualche modo venire fuori dalla zona play-out. Giacomense che tra l'altro ha dato un segnale forte vincendo a Poggi Bonsi, cambierà sicuramente lo scenario, perché quella volta si giocò a Masi Torello e adesso si giocherà a Ferrara. Si gioca a Ferrara, sicuramente è un campo, uno stadio bellissimo. Io ho avuto già il piacere di giocarci una volta con il Foligno in Serie C2, mi portò benissimo perché abbiamo preso dei punti e poi quell'anno abbiamo vinto il campionato, quindi speriamo che si possa ripetere qualcosa di simile, diciamo. Ce lo auguriamo naturalmente anche noi e tutto l'ambiente granata. Velocemente, la Lucchese capolista va in casa proprio del Celano, fresco avversario del Fano, mentre per quel che riguarda le altre che sono lì attaccate al Fano, il Gubbio ospita il Bassano, mentre il Prato ospita la Carrarese. Il San Marino invece attende il Poggi Bonsi, fresco di questa sconfitta abbastanza preoccupante la formazione di mister Firicano. Staremo a vedere, quello appena trascorso doveva essere un turno profano, non lo è stato, anche se poi alla fine Parigi è stato ben accolto. Quello passato invece, quello che arriverà invece, dovrebbe essere un turno forse un po' più difficile per i colori granata. Poi in questo campionato tutto si può ribaltare. Veniamo a parlare del campionato di eccellenza, Real Metauro Urbino, un derby. Sorcinelli, Barzotti, Maraschi infortunati, Cencioni, Tomassoli squalificati, sicuramente le vostre difficoltà verranno da questo. C'è da difendere l'imbattibilità di Lucrezia, perché a Calcinelli avete perso con Sameli Dettese e Vigor Senigallia, l'ultima sconfitta tra l'altro quella con la Vigor Senigallia 15 partite fa. Ma guarda, come tutte le domeniche si dice il mister, l'importante è fare il risultato, nel senso che comunque sia, da qui alla fine noi abbiamo due risultati sempre dalla nostra parte, guardando il nostro obiettivo che è quello della salvezza. Quindi ben venga un punto, diciamo, comunque la gente si aspetta di vincere, che la squadra vinca sempre in casa, però con queste defezioni speriamo comunque di allungare sempre la striscia positiva. Anche perché l'Urbino già da tempo, da settimane, ha lasciato ormai il ruolo di vittima sacrificale di questo campionato, lo testimoniano gli ottimi risultati ottenuti, si aspettano i gol di Manno che non arrivano mai da qualche settimana, chissà se anche a Lucrezia, facendo gli scongiuri per i colori giallo-verdi, dovesse succedere, chissà se tirerà fuori la famosa maschera da uomo ragno giallo-blu, l'attaccante dell'Urbino. Andiamo avanti sempre per quel che riguarda gli impegni delle pesaresi nel campionato di eccellenza. L'Urbania attende la Vigor Senigallia, altro impegno non facile, nonostante la classifica alla mano possa dire il contrario. Per quel che riguarda invece la Vispesaro, big match contro la Fermana, e qua la vittoria diventa quasi un obbligo, e forse il fatto che la vittoria debba diventare un obbligo contro la Fermana non è buon segno in questo momento per i ragazzi di Scardovi. In bocca al lupo comunque anche alla formazione biancorossa. Per quel che riguarda il campionato di promozione, c'è un altro big match per il New Relax Rio Salso, trasferta a Belvedere. Conosci benissimo mister Crespi, conosci benissimo la Belvederese guidata da Bernabucci e Secchiaroli. Non sarà sicuramente facile per la Belvederese, che comunque parte con i favori del pronostico, affrontare una squadra di Antonio Crespi che, se si impunta di fare risultato, spesso ci riesce. Ma guarda, in tutte e due le formazioni c'è parecchi amici. Partire da Belvedere, che è l'ultimo che è andato, è il bomber Bernabucci, quindi poi Cerioni, il portiere, Pompei, e parecchi amici anche a Rio Salso, quindi Prodi, che è andato uguale, che era con noi quest'anno al Metauro, e Crespi, che comunque ultimamente l'ho sentito, ma che devo dire, speriamo in un pareggio e per non far male a nessuno. Sì. E tu contento. Per quel che riguarda altre pesaresi, l'Atletico Gallo col Bordolo ospiterà il San Marcello, ci sarà il derby tra Cagliese e Vismara, mentre appare veramente proibitivo l'impegno della Fermignanese in casa della capolista Castelfidardo. La partita si giocherà di sabato, ben più agevole sembra sempre sulla carta l'impegno interno della Pergolese contro il fanalino di coda Filotrano, che a dispetto dell'Offagna, che ha gli stessi punti con una partita in meno, sembra aver manifestato qualche difficoltà in meno. Il Filotrano quest'anno sembra fare decisamente fatica. Prima categoria, chiudiamo con gli impegni delle fanesi. La Marchionni andrà a rendere visita al fanalino di coda Junior, il Sant'Orso
attende il Santa Cecilia. Dopo gli screzi dell'andata ci sarà da divertirsi sabato prossimo, mentre il Cicogna invece andrà a rendere visita al non facile campo dell'Urbinelli. Da segnalare che il Sant'Orso, dopo questa partita in casa contro il Santa Cecilia, è atteso dai due derby, prima in casa del Cicogna e poi in casa con la Marchionni, e anche qua ci sarà da divertirsi, soprattutto dopo il trasferimento dell'ex capitano rossoblù della Rocca alla corte appunto di mister Bastianoni. Questi dunque i prossimi impegni. Chiudiamo la nostra trasmissione odierna con l'ultima domanda per i nostri ospiti. Enrico, a questo punto 40-42 punti ci siamo quasi arrivati. Non sono ancora fatti, no. Ci siamo quasi arrivati. Questo Fano ci comincia a pensare seriamente ai playoff o addirittura a un posizionamento favorevole nei playoff, perché dopo sembra che il fattore campo della partita di andata e ritorno conta e tanto. Guardare, te lo dico sinceramente, noi in questo momento abbiamo solamente l'obiettivo di raggiungere il prima possibile 42 punti. Poi sappiamo benissimo che abbiamo 8 punti sulla sesta, sappiamo benissimo che abbiamo una buona squadra. Sappiamo che soprattutto quando giochiamo in casa i nostri tifosi ci danno una grossa mano, però credo che in questo momento sia giusto pensare soltanto al primo obiettivo che ci siamo fissati, che è quello della salvezza. Poi una volta raggiunti 42 punti potremo pensare a qualcosa di più grande, comunque rimanendo sempre con i piedi per terra, sapendo che siamo una squadra neopromossa e quindi sarà da lottare fino alla fine senza pensare troppo in grande. Anche perché adesso ogni squadra ha il suo obiettivo da raggiungere. Ricordiamo quelli che sono i prossimi impegni del Fano: dopo la trasferta di Ferrara ci sarà il San Marino in casa, poi si andrà a Vasto. Per quel che riguarda gli altri scontri diretti, il Prato sarà fuori casa, il Gubbio invece verrà al Mancini, l'Itala San Marco sarà fuori casa, la penultima di campionato. E Luca, non parliamo più di playoff e playout per quel che riguarda Real Metauro, anche voi siete stati abbastanza chiari. Per quel che riguarda invece il vostro calendario, possiamo dire San Benedettese già affrontata fuori casa, Fermana da affrontare fuori casa, Urbania da affrontare fuori casa, Piano San Lazzaro da affrontare fuori casa, Vispesaro da affrontare fuori casa, resta soltanto la Jesina che deve venire a rendervi visita. Non sappiamo ancora se Lucrezia Calcinelli, perché saremo proprio nel limbo tra il possibile ricambio di campo. Il calendario sotto questo punto non vi agevola, però è anche vero che questa Real Metauro può fare punti con chiunque, l'ha dimostrato. Sì, guarda, sinceramente, a parte lo scotto della categoria pagato all'inizio, le prime 4-5 partite, in questo momento giochiamo nella stessa maniera in tutti i campi, sia in casa che fuori, con lo stesso modulo, lo stesso piglio, no, stesso modulo no perché ogni tanto cambia, però con lo stesso piglio di far risultato, la stessa voglia, e cerchiamo di interpretare al meglio la partita dal primo al novantesimo. Quindi sinceramente paura di nessuno, visto anche la prestazione al Riviera delle Palme a San Benedetto, però il rispetto di tutti e la grande consapevolezza che ci manca ancora almeno 6-7 punti per arrivare al traguardo che ci siamo prefissati all'inizio, quindi bisogna ancora allenarsi nel migliore dei modi e cercare di fare questi 6-7 punti nel più breve tempo possibile. E noi naturalmente saremo qua a seguire questi 6-7 punti della Real Metauro e questi, a questo punto, 2-3 punti dell'Alma Juventus Fano per raggiungere quello che è l'obiettivo primario, cioè le rispettive salvezze nel campionato di seconda divisione Girone B e nel campionato di eccellenza marchigiana. La puntata numero 20 di Fuoricampo in questa stagione calcistica 2009-2010 finisce qua. Oggi il calcio provinciale ha avuto le due maggiori protagoniste. L'Alma Juventus Fano, grazie ad Enrico Bartolini, è stato un piacere, grazie mille Enrico. Grazie, buonasera. E grazie a Luca Gerbino, portiere della Real Metauro, complimenti per quanto fatto finora, buon bocca al lupo, buon proseguimento. Crepi il lupo e grazie mille. Un grazie naturalmente da parte mia al Bar Giolla, zona San Cristoforo di Fano, che ci ha ospitato in questo gelido lunedì sera. Vi ricordo ancora quelli che sono i nostri appuntamenti. Innanzitutto la puntata che avete appena ascoltato in diretta su Radio Smeralda potrà essere riascoltata naturalmente sul nostro sito, completamente rinnovato, cliccando sulla pagina sportiva. Domani sera, quindi martedì 2 febbraio, saremo in TV su Tele 2000 e dalla giornata di giovedì saremo sulla web TV mediavisionmarket.net a tutti gli orari del giorno e della notte. Da parte mia, Alessandro Mokorovic, un grazie per l'attenzione e un grazie naturalmente anche a tutto lo staff che da dietro le quinte ha collaborato per la realizzazione di questa puntata. Buona serata.
Fuori campo stagione 2009-2010.